Last paragraph, last sentence we had, without the association of Raga Nuga Bhaktas, the pastimes of Krishna and the gopis cannot be properly understood. L'ultima frase che abbiamo letto l'altro ieri era: senza l'associazione di Raga Nuga Bhakta non possiamo attendere il sentimento delle gopi di Vrindavana. What is the nature of this greed? Qual è la natura di questa bramosia? How can we know whether or not our greed is genuine? Come possiamo capire se la nostra avidità è genuina? When a sadaka, or spiritual practitioner, hears from a rasic Raganuga Vaishnava, quando un sadaka, un devoto, ascolta da un rasika Vaishnava, about the sweet pastimes of Krishna, riguardo dei passatempi di Krishna, especially his pastimes with the gopis, specialmente i passatempi con le gopi, whether this be from Srimad Bhagavatam, che può essere dallo Srimad Bhagavatam, Krishna Kanamrita, Ujvala Nilamni, Radha Rasa Sudanidhi, or any other related books, o qualunque altro libro in relazione, this Chitta Vritti, heart, questo Chitta Vritti, the heart, becomes very eager to acquire the moods of Krishna's personal associates. Diventa molto avido di poter ottenere il sentimento degli associati di Krishna. You know Chitta Vritti means, what is Chitta Vritti? Cosa significa Chitta Vritti? My senses working independently. Che i miei sensi agiscono in modo indipendente. My mind is working independently. Che la mia mente agisce in modo indipendente. My body wants to work independently. Che il mio corpo vuole agire in maniera indipendente. And all three are in the conflict between each other. E quindi ognuno di questi tre elementi sono in conflitto l'uno con l'altro. And this conflict comes from my mouth. E questo conflitto viene sfogato dalla nostra, fuoriesce dalla nostra bocca. Because my soul is not connected with the mind, my soul is not connected with the body and senses. Perché la mia anima non è connessa né con il corpo, né con la mente e neanche con i sensi. Chitta vritti means when there is a connection with your spiritual identity, with your mind. Same mind will start not looking positive, not negative. Chitta vritti significa quando la nostra mente è connessa alla nostra identità spirituale, e in quel modo inizierà ad agire in modo positivo. And that way feelings will start coming. In quel momento i sentimenti cominceranno a manifestarsi. And this chitta vritti, how it will connect when I will realize by the association of the bhaktas, devotees, to fix my soul and mind together. And then my mind is fixed, my body will be acting in that mode, my senses will be in control, everything become peaceful and very helpful in our life. Questo potrà avvenire soltanto quando noi ci connetteremo con i santi, con le persone sante, e quando la mente si connetterà con l'identità spirituale, allora anche il corpo e tutte le azioni, il nostro comportamento agirà in maniera spirituale. Beautiful. Our chitta vritti is not balanced. We are very much taking care of outside, and I forget myself. That way we suffer. Sì, però non abbiamo una connessione con Chitta Vritti, allora non siamo connessi interiormente, quindi soffriamo, perché abbiamo solo una coscienza esterna. Means we are so conditioned, we cannot think out to what is unconditioned. Siamo così condizionati, pensiamo così all'esterno, che non possiamo capire cosa significhi incondizionato.
But by the grace of Chittavritti, by realization, self-realization, everything can change in my life. Però per la realizzazione del sé tutto questo può cambiare. At that time he becomes absorbed in Sri Krishna's form. Absorbed. In quel momento il sadhaka diventa assorto nella forma di Krishna. He will absorb, he will not like other things. Diventerà assorto, non gli piacerà nient'altro. Observation, like before I was absorbed in my senses, now I absorb in Krishna, because my vritti change, my citta vritti change. Prima uno era assorto nei sensi, però dopo diventa assorto in Krishna perché si è creata questa connessione. Qualities and pastimes. Le qualità e passatempi di Krishna. That is the spiritual consciousness. E quella è la coscienza spirituale. That is the art of living, my dear. E quella è l'arte del vivere. That is meaning of the spiritual life. E quello è il significato della vita spirituale. Understand? Yeah. Do you know the meaning of citta vritti? Yes. Che c'è la domanda che Tamal Krishna Goswami. No, Raya Maharaj is asking Tamal Krishna. C'è Naraya Maharaj che scrive nel commento, ha chiesto a Tamal Krishna Goswami, conosci il significato di citta vritti? And he's answering spiritual, inner, what's the word? Inner. Dice spiritualità interiore, qual è la parola giusta? In this context, cittavritti refers to the mind or the heart. In questo contesto, cittavritti si riferisce al cuore o alla mente? When our cittavritti eagerly desires to be that, like that of Krishna's eternal associates. Quando la nostra cittavritti sviluppa un desiderio di essere come quella degli associati di Krishna. To have the same moods as those eternal associates. Di avere lo stesso sentimento. I want to become like Mother Yashoda. Se io voglio diventare come Madre Yashoda. I want to give love to Gopal like Yashoda. Allora vorrò dare amore a Gopala come Madre Yashoda. It's one mood, motherly. Questo è un mood, un sentimento, l'amore materno. So you see the mother mind, Chittavritti will be always like a mother, right? E quindi la mente del Chittavritti, del Madre Yashoda, è sempre quello materno, dell'amore materno. How mother is thinking for one small child. Di come la madre pensa a un bambino piccolo. You ask from the heart of mother how the vritti. How the mind, because the soul and heart is with this together, working together. Possiamo chiedere ad una madre com'è il cuore e la mente connessi di chi è un bambino, no? Di come agisce una madre verso il bambino. How the one beloved think for one lover. Chittavritti is so fixed that she cannot go out to think other things. Si può vedere come una persona che ama il suo amato, quanto è fissa questa cittavritti, è solo in quel stato d'animo. That condition of the heart is its real or natural state. Questa condizione del cuore è in uno stato neutrale. This is the natural state of my soul and heart. E questo è lo stadio neutrale del mio cuore e della mia anima. Like a touchstone, parasmani. You touch with parasmani, iron will also become gold. Come una pietra filosofale. Una pietra filosofale. Se toccate un pezzo di metallo, anche quel pezzo di metallo può diventare come oro. Questo è Chittavritti. Beautiful. Go on.
as opposed to the imposed worldly chittavritti of material absorption. Yes. È l'opposto del chittavritti dell'assorbimento materiale. Ah, what? Read again. As opposed to the imposed worldly chittavritti of material absorption. And when this chittavritti is not favorable, means vritti is opposite. Quando questa chittavritti non è favorevole alla vita spirituale, then our material observe. Allora saremo assorti nelle cose materiali. Because all become independent. Perché ognuno dei nostri tre elementi diventa indipendente. And their goal is different. E quindi l'obiettivo della mente, con l'obiettivo del corpo, tutto diventa, ognuno c'è il proprio obiettivo differente. That is, if this thing clearly we understand, every time we will be watchful in myself. Se noi comprendiamo questo argomento, allora potremmo sempre vedere noi stessi. Please come, sit down. Come more close. At this stage, the devotee is not interested in examining shastric orders. In questo stadio di connessione della chittavritti, il devoto non è interessato a studiare gli shastra o i rituali. One girl is in love with one boy. Come un esempio, c'è una ragazza che ama un altro ragazzo. You talk philosophy about that. Allora prova a parlare di filosofia, la filosofia di questa relazione. He has no time, my dear. Però non gli piacerà lei perché non ha tempo di pensare alla filosofia. Crying is possible, smiling is possible, meeting is possible, but he has no time. Potrà piangere, ridere, incontrarsi, ma non ha tempo per studiare la filosofia della relazione. No, and you talk with the mother philosophy when she wants to take care of the baby. She will listen any philosophy of you. È come una mamma che vuole nutrire il bambino. Non ha tempo per ascoltare della filosofia, vuole solo dare amore e nutrire il bambino. He said, wait. I feed my baby. I have to clean the toilet and then I will talk with you. I have to dress him, I have to cook for him. I have no time for this philosophy because I have to do. They believe in service, they believe in love in action, no in logic. What logic will do? Logic bring to you here. To love. How you know this motherly love? When you got it is a mercy, my dear. That is Raghavan. Quindi non c'è tempo per pensare alla logica, come poter amare con la logica il nostro amato, non c'è tempo. È sempre in servizio, sempre l'amore nel servizio. Questa è la Raghabhakti. He will only want to achieve that mood which he sees in his ashray gopi. Yeah. Vorrà vedere soltanto, raggiungere soltanto il sentimento che vede nelle sue gopi. Ashray gopi, what gopi means all. Gopi che significa, ashraya gopi, che il rifugio delle gopi, cosa significa? All. Mother is also gopi. Che significa tutti i tipi di sentimento, tutti gli amanti sono gopi, anche Radhika is also anche la madre è una gopi, anche Radhika è una gopi. And all the female,
all they are gopi. E tutte le espansioni femminili sono delle gopi. What is meaning of female? Cos'è il significato di femminile? And what is meaning of male? E qual è il significato di maschile? When you are in the material body consciousness, you want to enjoy. Quando noi siamo nella coscienza del corpo, vogliamo godere. If you are male or female, it's the same nature. Sia che c'è un corpo femminile oppure un corpo maschile, la natura di chi ha la coscienza del corpo è quella di godere. This is male body. E questa è la natura maschile. Or when you come in the spiritual identity, però quando andiamo nella nostra identità spirituale, this is female. Questa allora è femminile, è una coscienza femminile. This consciousness is female. Questa coscienza allora diventerà femminile. Then you want to serve from your all senses to Krishna. Service is the main thing for you. Allora vorremmo servire Krishna con tutti i nostri sensi, non vorremmo godere, ma vorremmo servire. When you do anything for yourself, is a calm. And when you do anything for Krishna, it becomes prema. Quando noi facciamo qualunque cosa noi facciamo per noi stessi, è calma. Kama. Lusuria. Quando noi facciamo qualcosa per Krishna, allora diventa prema. So a spiritual identity who start to think and practice to live, that is the mood of the guru. Quindi gopi bhav, bhav is a mood, that mood we want to be. Essere nel mood delle gopi significa realizzare la propria coscienza spirituale e servire in base a questa coscienza. He will only want to achieve that mood which he sees in his Ashraya Gopi. Yeah. Only one mood. He has even no business with other mood and other topic. Vuole raggiungere solo un tipo di sentimento, non ha interesse per altri tipi di relazione. If he has a many mood, that is tatastha. Se ha molti mood, allora si trova in una situazione marginale. And when you have a one mood, he is asthai. Mentre quando ha un mood, è in asthai bhav, in un sentimento fisso. Is a rare. Ed è molto raro. A stage of higher consciousness is it comes asthai bhav. Quando uno raggiunge una coscienza elevata, allora si porta al livello dell'asthai bhav, in un sentimento fisso. And if you see a sthayi bhava of others, you have to take dust of them, those Vaishnava, to get the sthayi bhava. If you not take dust of those Vaishnava, your sthayi bhava will never increase. E se anche noi vogliamo centrarci in una relazione fissa, dobbiamo prendere la polvere dei Vaishnava che sono in sthayi bhava, così che anche noi possiamo incrementare questo sentimento fisso. Dust is the important thing. La misericordia, la polvere di questi Vaishnava è la cosa più importante. To develop that asthayi bhav, you need dust of Vaishnava. Abbiamo bisogno di questa polvere, altrimenti non possiamo incrementare da noi stessi. The Ashray Gopi is the gopi for whose mood he has developed genuine greed. La Shaya Gopi è la Gopi per coloro che hanno sviluppato una bramosia genuina. Genuine greed means the only business that you want to know and live in that mood. Una bramosia genuina significa che è sviluppato una bramosia soltanto per un tipo di relazione e quindi vuoi vivere in quel sentimento.
Do you understand? Can you explain the meaning of lobha or pure greed? Puoi capisci, puoi spiegare il significato di lobha o di pura avidità? Narayan Maharaj is asking, understand? E Narayan Maharaj quindi chiede, hai capito questo argomento? What is means lobha? Qual è il significato di lobha? What is means greed, you understand? Qual è il significato di avidità? If you just you understand this, everything is set. Se comprenderai ciò, tutto quanto è sistemato. You have lobha. You have a greed for this or not? Tu hai una bramosia per questo? Wow, so nice. One-pointed program, not many point of program. We are disturbed because many things is running in our dobbiamo computer. Avere... dobbiamo avere programma solamente per un obiettivo. Noi abbiamo dei disturbi interiori perché abbiamo molti obiettivi che vogliamo raggiungere. And Dhamma Krishna Maharaj is answering. It is when a person hears the description of Srimad Bhagavatam about Radha and Krishna and then thinks of the feelings the gopis have for Krishna. Significa che quando una persona ascolta dei passatempi dal Bhagavatam di Radha e Krishna sviluppa così un sentimento per Radha e Krishna. Not only Krishna. What alone Krishna will do? Dice, no, non solamente Krishna, cosa può fare soltanto Krishna? How many years you practice alone with Krishna? What is going to? Quante persone praticano solamente per raggiungere Krishna? Radha's Krishna. You have to know Radha's Krishna. Però noi dobbiamo conoscere il Krishna di Radharani. You have to know the mother's Krishna. Dobbiamo conoscere il Krishna di Madre Yasoda. You have to know the Bhopa's Krishna, means the friend's Krishna. Who is the friend, lover, Dham, Sridham, Sridhar? He is Krishna. How they are in the love each other. That Krishna you will know. Conoscere pastorelli, gli amici di Krishna, come Krishna si relaziona con loro. They will show you this Krishna. Perché sono loro che ci mostrano quel tipo di Krishna. Con quella relazione. Alone this condition mind cannot understand Krishna. Perché questa nostra mente condizionata non può comprendere Krishna. When my mind, my body will become unconditional, when I will stay in unconditional consciousness, then easy to relate with him. Potrò relazionare con lui solamente quando raggiungerò uno stato incondizionato. Why is supreme? Because everything you can do with a conditioned consciousness, but you cannot reach to Krishna if you have no unconditional desire. I don't want to be a spiritual conscious. You cannot do this. You cannot reach because Radhika, you cannot go to Radhika's lotus feet, and you cannot go to Radhika's lotus feet. How you will understand Krishna? You cannot touch the lotus feet of Radhika and serve his because he is. Cannot relate it. In condition consciousness. Perché lui è il supremo? Perché Krishna non può essere raggiunto da uno stato di coscienza condizionato, solamente chi raggiunge uno stato incondizionato lo può raggiungere. This is the point. Try to understand. Oh, Jayarade. Can you say what he wants?
Sri Lagurudev Narayan Maharaj again asking Tamal Krishna Goswami. He's asking, can you say what? Can you say what he wants, not the person who has the screen? Puoi chiedere cosa lui vuole, la persona che ha questo, che vuole sviluppare questo tipo di abilità. Tamal Krishna Maharaj answers, he strongly wants to have the same feeling that is within them. Lui vuole avere fortemente gli stessi sentimenti che all'interno delle persone cui lui vuole seguire. I say my spiritual life means your feelings. Io lo dico sempre, la vita spirituale si vede dai propri sentimenti. A material life means no feeling. E la vita materiale significa senza sentimenti. Simple. Jai, 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 welcome, welcome, chair. Chair, chair. Can I get place from her? Please come last. Yes, yes, yes. Si sente poco? Non si sente? Sì, sì. Hey, go back. Yes. Come. Yeah. Scappa. Understand? Feeling is a spiritual. La vita spirituale significa sentimenti. Why not develop feelings? Se io non sviluppo i sentimenti, because of this material. Perché sono in una pratica materiale. Very simple way to understand material and spiritual. È molto facile da comprendere cos'è spirituale e cos'è materiale. Yes, but you have left out one thing. Però hai lasciato una cosa, hai lasciato da parte una cosa. Those with lobha are not regulated by shastric orders or bindings. Coloro che hanno questa abilità spirituale non sono regolati dalle ingiunzioni spirituali degli shastra. And Tamal Krishna Maharaj is asking, rules and regulations are not there? Cioè, le regole non si trovano in questa persona? Srila Gurudev Narayan Maharaj answers, the rules and regulations of Shastra are not needed at all. Narayan Maharaj dice, le regole degli Shastra non hanno per forza bisogno. Non hanno per forza bisogno di essere compiute le regole. Tamal Krishna Maharaj is asking, otherwise it is Vaidhi? Altrimenti è Vaidhi Bhakti? And Srila Gurudev says, for example, a person may see some rasagulla or rabadi. Fa un esempio, una persona può vedere un rasgulla o un rabadi. Rabadi, some Indian sweets. Rabadi. Whether or not he has the money to purchase these sweets, se lui ha oppure no i soldi per comprare questo dolce, he may at once develop greed for them, thinking, they are very tasteful. Può comunque sviluppare un desiderio verso questi dolci pensando che sono molto buoni. Similarly, in whatever stage a person may find himself, quindi in qualunque stato una persona si possa trovare, if he sincerely deliberates or meditates, se lui sinceramente medita, oh, the mood of the gopis is very, very good. I must somehow obtain that. Che il mood delle gopi è molto gustoso, in qualche modo lo deve ottenere. Such greed has no bindings or consideration of shastric restrictions. Questo tipo di desiderio non è regolato dagli shastra, dalle regole degli shastra. If we judge that we are not qualified, se noi ci giudichiamo che non siamo qualificati, and we think that what we want is too high for us, e pensiamo che ciò che vogliamo raggiungere è troppo elevato per noi,
This is a sign that we do not possess greed. Questo è un segno che noi in realtà non abbiamo questo tipo di desiderio. I have no greed. Io non ho questa avidità, questo desiderio. Greed will make you mad, my dear. Perché questo desiderio ci renderà matti. Nothing you will see. Non vedremo you will only see what is your greed, you will see that. Vedremo soltanto quello che vogliamo raggiungere, il nostro desiderio. To escape from that subject, you will say, is a very high subject and is not qualified for that. Allora, per non centrarsi in questo percorso, vorremmo scappare, diciamo, no, è troppo elevato per me, non mi voglio centrare in un solo percorso, voglio ancora rimanere in più vie, in più sentimenti, in molti desideri. No greed. Perché? Perché non hai in realtà solamente un desiderio per un obiettivo. No, no, scusa. Go on.